Buongiorno a tutti, buongiorno, eccoci qui per eh, ricordarvi mh, come onda vitale l'appuntamento di martedì 8 marzo eh, in cui parleremo del nostro cavallo di battaglia, almeno del cavallo di battaglia di molti naturopati che è appunto la depurazione in concomitanza con l'avvento della primavera. Eh, ci teniamo a sottolineare eh, l'importanza della depurazione ehm, proprio perché è un argomento naturopatico per, le, per eccellenza. Abbiamo detto più volte di cosa si occupa il naturopata. Il naturopata fondamentalmente. Ehm, Tiene a mantenere in salute le persone. Cosa significa questo? Che anziché ad andare ad agire sui sintomi, come fa la medicina allopatica, eh, cerca di prevenire. E di far sì che la persona mantenga un suo equilibrio e quindi si ammali il meno possibile. Diciamo, escludere completamente la possibilità di ammalarsi è praticamente impossibile in quanto siamo umani, però eh, con una presa di responsabilità da parte nostra eh, possiamo veramente fare molto per restare in salute. Lo abbiamo visto poi in maniera eclatante in questi ultimi due anni come sia importante eh, assumersi la responsabilità del proprio benessere e come non è più possibile demandare al medico o soltanto al medico la nostra salute sopprimendo un sintomo ma eh, noi possiamo attuare tutta una serie di comportamenti diciamo così virtuosi che fanno sì eh, che appunto mh, sia difficile eh, creare degli squilibri eh, la depurazione tra le varie cose che si possono fare è una eh, delle, dei baluardi della naturopatia, in quanto eh, si, ehm, si basa sulla necessità, soprattutto nel cambi di stagione, e la primavera è un cambio di stagione che si avverte in maniera molto forte per l'organismo, eh, la primavera cosa rappresenta? Rappresenta la rinascita, rappresenta l'espansione, rappresenta ehm, il bisogno di uscire e vedete la natura stessa. Come eh, comincia a farsi sentire in questo senso? No? Quindi cominciano ad allungarsi le giornate, c'è più voglia di stare all'aria aperta. Eh, questo cosa comporta a livello fisico? Che eh, gli organi maggiormente presi di mira, sono il fegato e la cistifellea. Non a caso la medicina cinese associa alla primavera proprio il fegato e la cistifellea, perché sono, risultano dopo l'inverno e dopo il torpore dell'inverno, il fatto che siamo più sedentari, più chiusi all'interno delle nostre quattro mura, eh, solitamente ci si ritrova un po' intossicati, tutti da un'alimentazione anche più ricca, più grassa, più ricca di zuccheri e anche di carboidrati. Eh, ci ritroviamo quindi, bene o male, tutti in primavera con un fegato un po' appesantito. Se il fegato è appesantito, ricordatevi che il fegato si occupa di oltre 400 funzioni nel nostro corpo, è una ghiandola esocrina ed è la più grande che abbiamo all'interno del nostro organismo. E eh, se fegato e cistifellea non fanno bene il loro lavoro, ricordiamo che la cistifellea eh, riversa la bile. In presenza di un pasto dove eh, ci sono presenti grassi, riversa la bile nell'intestino tenue, ed è responsabile della buona digestione e anche poi di una corretta peristalsi intestinale. Quindi, quando fegato e cistifellea sono mh, un po' bloccate, oltre a determinare la, la possibilità della formazione di calcoli che non sono altro che tossine cristallizzate. Crea un rallentamento di tutto il metabolismo, quindi eh, una difficoltà a digerire, una difficoltà a eh, evacuare in maniera corretta. Ecco perché, eh, soprattutto in questo periodo, è necessario andare a depurare il nostro fegato. Eh, parleremo di questo martedì. Ricordiamo anche che io e Carlo siamo a disposizione per consulenze o anche videoconsulenze per persone che si trovano lontano eh, e vi diamo quindi appuntamento per un approfondimento di quello che vi ho anticipato eh, martedì. E avanti, tutta, avanti, cerchiamo di depurarci e di mantenerci in salute. Cerchiamo veramente di eh, fare in modo di ricorrere ai medici il meno possibile, se non chiaramente come abbiamo sempre detto per medicina d'urgenza, e su quello non c'è assolutamente nulla da dire. Ma proprio per non arrivare lì, eh, cerchiamo di attuare dei comportamenti alimentari e delle depurazioni ehm, periodiche e anche dei semi-digiuni particolari in modo tale da eh, veramente far sì che il nostro corpo che è il tempio della nostra anima si mantenga in maggior salute per eh, più a lungo possibile per un tempo che sia il più esteso possibile non è eh, un, una cosa che mi viene da dire è che eh, piuttosto che vivere a lungo eh, Male, e quindi assumendo chissà quanti farmaci in condizioni di sofferenza è meglio vivere paradossalmente meno ma eh, maggiormente in forma quindi eh, questo è un mio pensiero chiaramente però eh, l'efficienza fisica la lucidità mentale e la presenza nel qui e ora è molto più eh, importante che non trascinarsi per anni eh, imbottiti di farmaci con una qualità di vita veramente bassa. Eh, ci vediamo martedì e eh, vi auguriamo una buona giornata. Ciao a tutti, ciao.